Buongiorno, buongiorno amici sportivi e benvenuti alla seconda puntata in diretta firmata Fondo Italia. Con noi questa sera sarà protagonista lo sci alpinismo. Abbiamo un grande ospite, lui risponde al nome di Robert Antonioli. Buonasera Robert e benvenuto in diretta con noi. Insieme a lui c'è anche Davide Canclini, tecnico della nazionale, tecnico federale, e condurrà la puntata Katia Colturi. A voi la linea, ragazzi, buon divertimento. Grazie, grazie Nick, buonasera a tutti. Ciao Robert, ciao Davide. Prima, ciao ragazzi. Wow, che ciuffo che avete entrambi. I parrucchieri, sì, effettivamente dopo questa quarantena sì, siamo, li avete banditi. Ho appena finito una sessione di corpo libero, quindi non ho fatto tempo a mettermi a posto. Ti sei dato addirittura al corpo libero, wow, esercizi a go-go. Bisogna fare qualcosa per mantenere un po' almeno quella pseudo forma fisica che avevamo preso durante l'inverno, sennò qua ricostruire da zero è difficile. Davide, tu invece so che lavori, stai continuando a lavorare, quindi insomma ti tieni occupato col lavoro. Sì, dai, per forza devo lavorare perché sennò poi non ho le ferie per l'inverno per seguire i pazzi alla Robert durante le loro peripezie sui campi da sci, e quindi adesso si lavora. Robert, ti è già arrivata la tua terza Coppa del Mondo Generale, ricordiamolo, quest'anno hai vinto la tua terza Coppa Overall di sci alpinismo. È già arrivata a casa, è già arrivata in Valpurva? No, praticamente ci sarà consegnata alle prossime tappe di Coppa del Mondo. Hanno deciso di assegnarcela con la prima gara di Coppa del Mondo, che sarà l'anno prossimo a dicembre, e faranno una premiazione per consegnarci le sfere, e quindi sarà tutto rimandato a dicembre per stringere tra le mani. Però ce ne abbiamo già due a casa e sono uguali, e quindi so bene già dove piazzarlo, ho già fatto gli spazi giusti a casa sulle mensole. Che coppa è stata questa particolare? Si è arrivata in una stagione disputata per tre quarti, però insomma fare una tripletta è cosa da pochi, anzi nella vostra specialità solo tu ci sei riuscito. Sicuramente è stata una stagione molto molto particolare. Diciamo che anche all'inizio, quando è partita la stagione, non pensavo di essere così in forma, ma invece la forma c'era. Sono riuscito a conseguire già da subito i primi campionati italiani e poi per proseguire in Coppa del Mondo. E poi c'è stato questo stop causa coronavirus che ci ha fatto saltare tutti i piani di battaglia, anche perché la stagione era ancora lunga, mancano ancora ben due mesi prima di finire la stagione dello sci alpinismo. Però è arrivata anche per un fatto che io credo in questa Coppa del Mondo, credo nella Coppa del Mondo, e come anche ben sa Davide, lavoriamo soprattutto per cercare di portarcela a casa ogni anno. Davide, sì, è stata un'impresa veramente magistrale, che si dice nell'ambiente? Ma sì, sappiamo benissimo le potenzialità che ha Robert, lo conosciamo ormai, lo seguiamo da quando era poco più di un bimbetto. Infatti prima mi guardavo giusto un po' di foto dei primi tempi quando si girava assieme, che era arrivato con noi, e sappiamo davvero le sue qualità, e quest'anno le ha messe in mostra davvero alla grande. Anzi, diciamo che c'è stato davvero anche, ha fatto anche lui ancora un passettino per migliorarsi ancora. In salita ci ha fatto vedere cose un po' più interessanti rispetto al passato, un po' perché si è presentato a inizio stagione che era, diciamo, per i suoi standard abbastanza magretto, per una volta l'estate andava abbastanza all'ingrasso, e infatti si è ben visto la differenza, soprattutto nelle vertical, dove chiaramente il fattore peso è abbastanza determinante, e ha fatto davvero dei grandi numeri, quindi una grande stagione. Purtroppo, come mai Robert questa? Eh sì, sì, assolutamente, per le nostre vicissitudini, però effettivamente sei stato il migliore sicuramente. La concorrenza è sempre tanta, c'erano avversari degni della conquista della Coppa,
però soprattutto hai avuto un inizio di stagione veramente al quasi al 100%, e tu stesso hai ammesso che rispetto agli altri anni sei partito veramente forte, hai cambiato qualche cosa probabilmente nella tua preparazione estiva, oltre che probabilmente esserti messo a stecchetto. Sì, quest'anno, a dirla tutta, ero un po' preoccupato per l'inizio stagione, perché quest'estate mi ero fatto male alla mano e sono stato un po' fermo per colpa di questo fatto, 2 mesi. Però le gambe sono riuscito a muoverle lo stesso, ho rotto solo la mano, quindi le gambe riuscivo a farle girare comunque su per i miei sassi, e quindi l'allenamento c'è stato. E come tutti gli anni la mia forma viene fuori a novembre, verso l'autunno, quando inizio a allenarmi con gli sci, perché anche tanti mi chiedono: ma d'estate cosa fai, cosa non fai? D'estate diciamo che vago su una linea di fare un po' tutto e neanche troppo. Dopo arrivo con l'autunno con gli sci, e sugli sci è il mio attrezzo e riesco ad allenarmi veramente tanto, anche senza stancarmi più di quel tanto, diciamo. E quindi quando arrivo l'autunno mi metto in forma, entro in condizione e riesco ad andare veramente forte. Forse ho riposato un po' di più quest'anno d'estate, non ho fatto troppi allenamenti e quindi in autunno sono riuscito a recuperare sugli sci. Sei uno da schirolla, bici, allenamenti più o meno canonici, oppure sappiamo, prediligi la montagna e probabilmente ti concentri tanto su quella anche d'estate? Ma diciamo che io un piano di allenamento anche durante l'estate ce l'ho anche abbastanza ben definito. Dopo mi piace interpretarlo abbastanza a modo mio. Di sicuro faccio meno fatica a uscire la mattina presto per andare a fare una scampagnata in montagna che non per andare a fare un allenamento in bicicletta, diciamo. Poi di sicuro durante l'estate faccio tutto, dallo schirolo alla corsa, la mountain bike, la bici da corsa e l'arrampicata. Però quello che prediligo di più di tutto è sicuramente la montagna. Hai la fortuna, Robert, di poterti allenare assieme allo Scava, allo Schweber Tavaltellina, allenato appunto da Davide. Questa è una bella fortuna per tutti. Poi Davide, ti chiedo che tipo di allenamenti fate. Robert, sì, sei sempre in compagnia ed è un gruppo veramente affiatato. Sì, sicuramente anche i primi anni che ero in esercito andavo ad allenarmi tante volte con lo SCAV, visto che è qua vicino a casa mia. Ci sono tanti atleti anche giovani che a ogni veloce che fanno è sempre una guerra, e questo ti crea stimolo per cercare di fare al massimo anche gli allenamenti di velocità durante i vari treni di velocità che si fanno durante l'inverno. E quest'anno mi sono allenato tanto con Nicola Canclini, che è il nostro sprinter, che quest'anno si è migliorato tantissimo anche nelle gare individuali, e diciamo che ci siamo fatti compagnia molto molto spesso quest'inverno. Assolutamente. Davide, ci racconti qualche aneddoto di qualche allenamento magari un po' strano, se c'è qualche uscita fuori porta memorabile? Ma sì, no, beh, di aneddoti ce ne sono tanti e devo andare a vedere un po' in quelli che si possono raccontare, perché alcuni non possiamo dirli. No, dal punto di vista allenamenti, un po' come diceva Robert, ci si trova assieme quando ci si confronta, sia lì in tanti e magari anche tanti di livello alto, il confronto è serrato e quindi si è molto stimolati. Mi viene in mente un paio di stagioni fa che ci trovavamo in autunno, le prime nevi sopra Santa Caterina, e ci siamo trovati a fare appunto un po' di prove sulla sprint, e chiaramente si è aggregato, eravamo nella sua patria, anche il Robert. E morale quel giorno lì le ha beccate da qualcuno, le ha beccate e non solo da uno. E anche allora Robert è venuto lì vicino e fa: mi sa che devo cominciare a fare un po' qualche veloce a questo punto, perché sennò qua la stagione non va tanto bene. E vabbè, da lì poi mi sembra che è la stagione che poi è riuscito a conquistare la prima Coppa del Mondo, e quindi vuol dire che lo stimolo iniziale c'è stato. Robert, era la... Sì, scusa. No, vai. La tua prima conquista di Coppa del Mondo, non sono sicura, forse ha coinciso con un'estate, con un periodo in cui tu hai dovuto trascorrere più tempo a Milano che non ad allenarti durante la nascita del tuo piccolo Gioele.
è stata sì un periodo difficile da preparare, anche difficile a livello psicologico, ma poi hai dimostrato comunque di vincere addirittura la Coppa del Mondo. Ti allenavi a Milano, vedevamo molte tue immagini e allenamenti cittadini. Robert che in questo momento è saltato, proseguiamo con Davide, vediamo se la Valfurva c'è amica. Davide, ti volevo chiedere appunto, questo Robert com'era da piccolino? Perché vi conoscete da quando lui era un bambino, certamente. Sì, diciamo che lui è arrivato nel nostro sci club dopo che aveva fatto un po' un percorso nello sci alpino, facendo un po' di gare cittadini, uno sci club appunto che seguiva quei circuiti lì, e niente, è venuto con noi, si è presentato, ma si è ben subito visto che aveva delle doti interessanti e soprattutto era un pazzo già da piccolino. E mi ricordo appunto, tanto per rimanere sugli aneddoti, un allenamento che avevamo fatto qua in zona Bormio, avevamo fatto un circuito in zona Campolungo, dove di solito è un nostro campo di allenamento, e terminato quello si finiva in pista, nella pista di rientro che porta sulla pista Stelvio. E ecco, conoscendo tutti i soggetti, ecco, Robert, ok, siamo. Problemi tecnici? Assolutamente, ci siamo. Allora, Davide ci stava raccontando un piccolo aneddoto. Prego, Davide. Niente, abbiamo finito l'allenamento, rientriamo lungo la pista. Era il momento fine giornata, quindi pieno di sciatori. Al che chiaramente ai ragazzi abbiamo detto: non fate i soliti pazzi e andare a investire qualcuno per rientrare a casa, che l'allenamento finisce, è vero che bisogna finirlo integri. E niente, vedo sto elemento da sbarco che era appena da poco arrivato con noi nella pista del Bosco Basso, che era tutta, diciamo, innevata, appunto dai primi periodi della stagione, innevata non proprio perfettamente, era soprattutto piena di gobbe, una cosa assurda. Certo. E niente, allora in pista vedo pieni di turisti che stanno scendendo, sto qua che si lancia giù a 1000 all'ora sopra, proprio in direzione di ste gobbe. E quando l'ho visto, ho visto queste gambette che frullavano su e giù, come ho detto, cavolo, ma quello lì non ha sotto delle gambe, ha sotto delle molle. Morale, è uscito bello integro, e alla fine è andata bene. E però dopo da lì in avanti ce ne ha fatte vedere di numeri un po' da circo, così ne abbiamo ben visti e credo che li abbiamo. Li stanno proprio guardando in questo momento, non so, però attenzione, una tua discesa, Robert, pazzo, scendi dai canalini di dritto. Da dove arriva questa tua pazzia? Consentimi, no, questa dote innata, ma ovviamente un pizzico di follia credo ci sia. Ma sì, un po' di pazzia ci vuole nel fare le cose, se no non si riesce ad arrivare al massimo della potenza. Sicuramente un po' il mio passato da discesista con lo sci club di Santa Caterina mi ha dato un po' le basi per sentire lo sci sotto i piedi. E dopo sicuramente gli insegnamenti di Guido Giacomelli e vedere i suoi video in discesa e vederlo in gara e gli insegnamenti di Bruno Mottini mi hanno dato una gran mano. Hai citato nome non indifferenti. Diciamo che in alta Valtellina abbiamo avuto dei gran pazzi in discesa, diciamo, dei bravi interpretatori della neve più che altro, anche che sapevano dove rischiare e dove mollare le discese al punto giusto da poterle mollare. Mi ricordo un giorno con lo SCAV, eravamo saliti a Livigno per fare un allenamento e mi ricordo che c'era Bruno che ci faceva da maestro di sci. E cioè, il suo insegnamento che ho colto alla grande è stato: più le punte degli sci sono verso valle e prima si arriva a valle.
e quindi da lì è partita un po' la mia tattica di gara. Vero, vero. Direi che l'hai presa veramente alla lettera. Ti hai citato appunto Mottini, Bruno Mottini, che è diventato poi guida alpina, e ha citato anche Guido Giacomelli. È un campione, tutti lo conoscono nel mondo dello sci alpinismo, un grande talento, uno a cui tu ti sei sempre ispirato, è vero? Guido Giacomelli e come tutti gli altri ragazzi che ho citato prima sono stato anche sono stati i miei esempi quando ero nello SCA. Io sognavo di diventare come loro, io andavo a dormire la sera e sognavo di riuscire a fare quello che loro stavano facendo, e pian pianino col sognare più sognavo e più i sogni si avveravano, e questa è stata un po' anche la mia forza e tanta altra forza degli altri ragazzi dello SCA, che hanno avuto degli insegnanti vicino a casa e hanno potuto apprendere al massimo quello che si poteva apprendere. Io sono stato fortunato, c'era anche Coletti, per citarne un altro, Pedernana, che in discesa hanno fatto, mi ricordo di averli visti in gara e dicevo io, questi sono matti, ma sono matti veramente tanto a scendere così. Però per il momento anche nelle gare di saltismo in discesa non è che di infortuni ne ho viste tanti in gara, e per fortuna Certo, assolutamente, anche perché ricordiamolo Robert, quanto pesa l'attrezzatura, quanto pesano sci e scarponi, insomma voi non fate freeride, non avete uno sci largo, sciancrato e pesante. Sì, su questo tante volte incontro maestri di sci che mi dicono non sei capace di sciare, non sei centrale, ma io rispondo, ma sì, io non è che devo sciare, devo scendere il più fretta possibile dalle montagne. Anche la centralità è tutta una concezione diversa da quello che è il mondo pista o il mondo freeride. Abbiamo degli sci che pesano 750 grammi a asta e degli scarponi che pesano 550 grammi, e io non so bene se tutti hanno presente quanto pesa uno sci da discesa, ma io preferisco almeno per la salita avere gli sci più leggeri possibile, e questo sicuramente influisce sulla sciabilità in discesa. Robert, non dimentichiamo che voi arrivate in cima a queste montagne con un cumulo di acido lattico impressionante, perché un conto è prendere la funivia e scendere con gli sci da un pendio, un conto arrivare con appunto con l'acido lattico che vi esce anche dalle orecchie. Sicuramente questa qua è una cosa che incide molto sull'affrontare la discesa. Più arrivi stanco in salita e più la discesa la affronti in maniera diversa. Magari le curve che avresti fatto con le gambe fresche non riesci più a impostarle, non riesci più a riuscire a fermarti più che altro. Tante volte in gara ti conviene fare una curva in meno e cercare di tenere giù dritto e trovare un posto, un'area di frenaggio più ampia per riuscire a fermarsi, perché magari in allenamento saresti riuscito a fermarti prima di una pianta o dopo la pianta, ma invece magari in gara le gambe non tengono più e vai lungo, e quindi ti conviene magari andare più dritto che andare a fare curve di qua là. Robert, chi è colui che ti fa maggior concorrenza in discesa attualmente? Io attualmente, quando arrivo in gara, in cima alla salita e sulle code, ho Matteo Edalin, ho sempre una gran paura di non arrivare giù primo, perché è veramente in gamba. Lui è anche maestro di sci, ha tanta esperienza, sa bene individuare la maniera giusta, fa più o meno anche lui alcune delle mie stesse linee, quindi va a cercarsi dei campi di sciata molto, molto diversi da quelli che è lo standard dello sci alpinismo. Interpreta bene la neve e averlo sulle code è... Robert, ha qualche difficoltà dalla curva? Io ne approfitto per chiedere a Davide, ma quando voi siete in fondo ad una discesa e lo vedete scendere, che cosa gli dite nella dopogara? Che insomma, veramente penso faccia impressione assistere dal vero. Diciamo, quando lo vedi lì dal vivo e capisci anche la velocità con cui affronta un pendio, per un attimo, cioè, hai anche dell'apprensione. Poi è anche capitato, per fortuna raramente, che è anche esploso. Mi viene in mente quella discesa da un canalino in Andorra, che è un filmato che è girato molto su YouTube, e dico è uno dei filmati più visti di Robert. Davvero, quando l'abbiamo visto, eravamo lì vicini io e l'Ivan Murada, quando l'abbiamo visto sfrecciare, ho detto questa qua non va a buon fine.
infatti un voletto è riuscito a, a farlo per fortuna senza, senza danni troppo, troppo pesanti per lui, e poi è ancora riuscito a finire bene la gara. Però sì, si ha dell'apprensione, ma si capisce anche che lui fa queste cose comunque consapevole delle, delle sue potenzialità, delle sue doti, esatto. Cioè lui è comunque come l'aneddoto che dicevo della uscire in quella pista lì piena di gobbia a quella velocità, cioè lui aveva il controllo totale degli sci, non era, certo, non era per niente senza controllo, e questo aveva una centralità tutta sua. Beh, proprio, è proprio un fuori classe, sì, veramente. Poi il suo, chiaramente, come quello che ha detto Robert è corretto, fa nello sci alpinismo la, l'impostazione della discesa è proprio un po' diversa rispetto a quella dello sci alpino classico in pista. Bisogna interpretare la neve, più nevi, perché in un pendio, quando si, magari si fanno discese a cinque, tra i 500 e i 1000 metri di dislivello, si possono incontrare anche più tipologie di neve, e lì sta proprio alla, alle capacità e la prontezza dell'atleta nell'interpretare questi continui cambiamenti. Assolutamente. Davide, se diamo uno sguardo alla classifica overall di questa stagione, per ciò che riguarda ovviamente il circuito di Coppa del Mondo, vediamo che l'Italia, assieme alla Francia, ricopre un ruolo centrale nel mondo. Ricordiamolo, Samantha Bertolina, grandissimo talento della Valturba, quindi vicina di casa di Robert, si è aggiudicata la categoria junior. Tra l'espoir, Giulia Murata di Albosaggia, un'altra realtà italiana che parla solo praticamente sci alpinismo, poi approfittiamo anche il discorso Albosaggia, e poi abbiamo appunto Robert Antonioli che si è guadagnato il titolo senior con l'espoir maschile Davide Magnini. L'Italia, insomma, la fa, ne fa praticamente da padrona, una stagione da incorniciare per voi. Sì, direi di sì, soprattutto si vede nella, nella classifica individuale di Coppa del Mondo individuale, su 6 coppe assegnate 5 sono, sono italiane, appunto c'è la Robert, la Giulia Murata e Katia Samantha. Samantha Bertolina e Davide Magnini, e quindi e anche la, l'Alba Alba del Silvestro per, Alba del Silvestro, esatto, sì, soprattutto faccio, vai, scusami, sì. No, niente, dicevo che da questo appunto si rileva che cioè lì è come Italia, diciamo, per intanto non c'è ancora proprio una specializzazione vera e propria nelle varie tipologie, nei vari format di gara, e siamo ancora un po' orientati nello sfruttare la gestione dell'atleta è rivolta un po' a tutti i vari format, per cui si spazia dalla sprint alla vertical all'individuale, e questo magari non paga proprio su quella che è la specializzazione, però paga, diciamo, ancora per intanto a quello che è il discorso overall, cioè quello che dà la, appunto la completezza dell'atleta in tutte, certo, le varie tipologie di gara. Davide, intanto che aspettiamo Robert, vediamo se il collegamento dalla curva, insomma, sì, sappiamo, una valle anche abbastanza decentrata, e vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Ti faccio questa domanda, appunto, possiamo contare su questi giovani dalle bellissime speranze, in prospettiva di un'Olimpiade italiana, quella del 2026, specialità lo sci alpinismo, che però non è ancora entrato nel novero olimpico, dite incrociate, ovviamente la speranza di tutti voi è quella che entri appunto tra le specialità olimpiche. Sì, diciamo che adesso è un po' di anni che se ne parla, e l'aspettativa c'è, è grande, e si sta lavorando per arrivarci nel migliore dei modi.
quest'anno c'è stato, diciamo, un battesimo olimpico, appunto, con la partecipazione ai giochi olimpici giovanili di Losanna, si sono stati a gennaio a Losanna, e va bene lì anche, appunto, nel battesimo fortunatamente c'è stata anche per noi, per l'Italia, anche delle belle soddisfazioni. Sono riusciti a conquistare delle medaglie importanti nella specialità sprint, sono arrivate lì con la Rocco Baldini al maschile e con la Silvia Berra al femminile. E tra i maschi c'è stato anche l'argento di Luca Tomasoni, e quindi vabbè, diciamo che in questo frangente si sono confermate un po' le scuole. La conferma delle scuole di formazione degli atleti, che soprattutto qua a Valtellina, le Alpi Centrali, la Bergamasca, in questo momento magari sono quelli che fanno un po' più numeri a livello giovanile, e quindi poi da lì escono quelli che sono, diciamo, gli atleti migliori, che poi vengono portati in queste kermesse internazionali. Certo. Abbiamo parlato appunto di queste splendide medaglie dei due atleti della Polisportiva Albosaggia, Silvia Berra e Rocco Baldini, e parliamo appunto di sci alpinismo per ciò che riguarda l'Italia, partito forse da Albosaggia con i due pionieri, appunto, che erano Boscacci e Murada, tra l'altro Boscacci, il papà proprio di Michele, ma anche in Alta Valtellina con Fabio Meraldi, Adriano Greco e Chicco Pedrini. Possiamo dire che la culla un po' dello sci alpinismo la possiamo attribuire alla Valtellina? Ma sì, direi proprio di sì, e soprattutto a livello giovanile, diciamo che è partito veramente qua dalla Valtellina, in particolare dall'Alta Valtellina. Era allora, ai tempi, era lo Sci Club Sondalo, con in testa Adriano Greco, e lui, appunto, in Italia non c'erano ancora delle gare giovanili, e lui ha raggruppato un po' di ragazzi presi un po' da tutta la vallata, partendo da Tartano, Albosaggia, Lanzada, e poi venendo su qua a Bormio, la Val Furba, Val di Vientro, Livigno. È iniziato a portare questi ragazzi in giro per l'Europa. Allora si seguiva un po' un circuito di gare europee, soprattutto ce n'erano a livello giovani, c'erano le gare in Francia, e niente, da lì direi che è proprio lì che è iniziato a sorgere questo sci alpinismo giovanile, dal quale poi è partito tutto, anche perché questi atleti, una volta tornati, diciamo, alle loro patrie, alle loro dimore, da lì hanno iniziato anche a loro stessi a diffondere un po' questo il messaggio, a praticare, a coinvolgere altri giovani, e davvero il movimento è cresciuto tanto. Sulla velocità, nel togliere appunto le pelli, se ci vuoi descrivere quanto lavoro c'è dietro per l'allenamento di questa frazione di gara? Diciamo che Robert è uno che dedica parecchio tempo a questa fase della gara, anche perché, stavo dicendo, non è solo per la gara sprint che può si può avere vantaggi a questo allenamento, ma anche in una gara individuale, per come sono concepite le gare moderne di sci alpinismo, le gare di Coppa del Mondo. Si è arrivati per quest'anno ad avere magari nella medesima gara addirittura 17 cambi d'assetto, e quindi potete ben pensare quanto può influire l'essere più veloci anche solo di 2-3 secondi in ogni fase di questi cambi. Certo. Davide, qual è il record di questo pit stop? Chi lo detiene? Quant'è il tempo
proprio un record. Dopo dobbiamo chiedere quando riappare Robert se mi sembra che a togliere gli sci e diciamo a passare dalla fase salita alla fase discesa, mi sembra che attorno ai 6 secondi riesce a mettersi a posto per affrontare la discesa. Invece al contrario, per rimettere, diciamo, dalla fase di discesa a rimettere le pelli e ripartire per la successiva salita, siamo attorno ai 12-13 secondi, i migliori tempi. Poi però magari ci corregge Robert, che spiega più sott'occhio. Soprattutto che speriamo di arrivi di nuovo. Esatto. Adesso proveremo di nuovo ancora a chiamarlo. Intanto, Katia, credo che puoi ancora continuare a intervistare Davide. Sì, questo discorso appunto del cambio di assetto materiali è veramente molto affascinante anche per chi assiste alle gare. Infatti molti tifosi si accalcano proprio anche durante nelle zone di cambio. Abbiamo visto anche un video recentemente di una sfida tra appunto Niccolò Canclini e Robert Antonioli, in quell'occasione ha vinto il giovane Niccolò, quindi veramente velocissimo. Sì, davvero. Poi soprattutto loro due, sia Niccolò che Robert, che si trovano spesso ad allenarsi, e anche poi quando vengono con noi c'è sempre quel momento che ti sfida ed è quello che arriva. E ogni volta chiaramente lì non c'è la fatica, ma c'è l'abilità che va dimostrata, e la gara, la competizione c'è sempre. Sì, Robert, bentornato. Ci senti? Ciao, scusate, piccoli problemi tecnici in casa Antonioli. tutto ok. Nel dipartimento il wifi per il momento non c'è ancora, quindi non posso andare dai miei a scroccargli il wifi. E il 4G saltella un allora, po'. Ne approfittiamo immediatamente per farti questa domanda. Tu sei ovviamente nella CS Esercito, però hai affermato che se non fossi entrato comunque in un gruppo sportivo, tu avresti fatto domanda per diventare alpino. Questa la dice lunga sulla tua passione verso la montagna. Prego. Sì, sicuramente questo era uno dei miei sogni da piccolo, riuscire a diventare alpino e seguire le orme di mio nonno e di mio papà. Anche per i valori che gli alpini portano in giro per il mondo. E il fatto sta che quell'anno lì, infatti, avevo già detto a Nicola Invernizzi che se non sarebbe uscito un bando da lì a poco per diventare come atleta, avrei provato a fare la domanda come alpino normale. E infatti mi ha detto: aspetta ancora un anno, che quasi sicuro il prossimo anno esce un bando e proviamo a prendere un altro atleta. Di sicuro te sei lì per giocarti il posto, quindi aspetta ancora un anno prima di fare domanda per i cavoli tuoi e vediamo se riusciamo ad arruolarti. E infatti è andata bene. L'anno dopo hanno fatto il bando di concorso, siamo andati a Roma io e Boscacci, e quell'anno lì avevo fatto più medaglie io rispetto a Boscacci e mi hanno preso. Infatti è stata una bella... Un bel lavoro per me lì. Certo, l'orgoglio, l'onore di vestire la divisa degli alpini, assolutamente. In questo momento difficile per l'Italia, lo riconosciamo il loro valore. Robert, appunto, la montagna, sei stato protagonista nel settembre del 2018 assieme al tuo amico Stefano Confortola, detto Branchito, se non ricordo male. Branchito, ok. Ecco, da quello deriva il soprannome. Niente, in 10 ore scarse avete coperto le 13 cime dell'Ortres Cevedale, del comprensorio. È stata un'impresa veramente da pochi. Ma diciamo che siamo partiti con questa idea pazza, non sapevamo bene cosa fare, ho detto ma sì dai, proviamo ad andare a fare il giro abbastanza alleggeriti dal materiale, avevamo tutta roba leggera, le condizioni sono state dalla nostra, infatti c'era neve dura in quota, non c'era da navigare neve, e siamo partiti e abbiamo fatto il nostro girettino di allenamento. Sicuramente non pensavamo al tempo, ma pensavamo di riuscire almeno a fare tutto il giro. Già a partire di notte alle 2 è stata un'impresa,
E quando siamo arrivati in cima al Cevedale iniziavamo a accusare un po' di colpi di stanchezza, infatti abbiamo fatto quasi più tempo a scendere che non a salire, diciamo. Beh, anche perché siete partiti la notte, assolutamente, 10 ore, quindi siete partiti di notte, sì. Robert, veniamo alla parte prettamente agonistica. Calendario fitto quest'anno, tra le tappe della Grand Course ed anche quelle di Coppa del Mondo, avete dovuto poi scegliere quale disputare, quale no? Purtroppo bisogna fare delle scelte nel calendario, perché di sicuro farle tutte è un po' difficile da gestire, e io in primis ho messo sul campo che volevo fare bene le gare di Coppa del Mondo, e poi in seconda parte avrei fatto bene le gare di lunga distanza, anche senza togliere comunque gli allenamenti per quelle gare lunghe. I miei programmi per quest'anno segnavano tutte le gare di Coppa del Mondo e i campionati italiani, e poi per passare all'Altitoi, che è una gara che si fa sui Pirenei, e altra gara classica ad Amello e Patrulli de Glacier, e le altre le avevo un po' snobbate anche per il fitto calendario che c'era, non riuscivo a gestirle tutte, soprattutto perché sono più giorni di gara, come Pieramente e Tour de Rutur quest'anno erano 4 giorni di gara a gara, e diciamo che sono abbastanza tosti da fare. Quale delle grandi classiche tu prediligi, Robert? Le grandi classiche che prediligo sono quelle di un giorno e non di più giorni. Io sono uomo non da tappe, infatti la Pieramente è la mia croce, e di sicuro il Mezzalama è una gara che mi rispecchia abbastanza, perché corriamo in quota, c'è sempre molto freddo e c'è da gestire anche la corda, e questo mi viene abbastanza bene. Sicuramente il freddo è una carta che dal mio punto di vista per me è vincente, e diciamo che spaventa un po' gli altri, invece a me è il caldo che spaventa. Se tutto è freddo tutto va bene, non sento neanche la fatica nelle gambe, invece quando è caldo la sento, è come la fatica. Certo, Davide, ghigni, come mai la domanda se c'è una gara o meno che predilige? No, era quello che ha detto Robert, è corretto, e lo sappiamo, ne parliamo sempre all'inizio di ogni stagione, cosa facciamo, cosa non facciamo, e sì, no, Robert sicuramente, diciamo che le gare a tappe secondo me non è che non è un uomo da gare a tappe, è che una gara a tappe si stufa un po' troppo, e allora è meglio una gara di un giorno, si volta via e, esatto, e la sera può dare tutte, e poi la sera magari si può anche idratarsi bene. Robert, a tal proposito delle gare a tappe, come si recupera da una giornata all'altra quando i metri di dislivello e le ore in gara sono talmente elevati? Come recuperate? Miracoli non ce ne sono neanche nel nostro sport, si copia un po' dagli altri sport di resistenza, si arriva dalla tappa e si comincia a mangiare un po' di proteine per recuperare un po', per non andare a mangiare il muscolo, e poi si cerca di bere un po' di recupero, di fare un po' di stretching, di liberarsi un po' da quelli che sono i pensieri della gara, e si cerca di riposare il più possibile, si mangia e si dorme in base, e dopo se trovi che c'è anche un bravo massaggiatore, una brava massaggiatrice, si va a fare a perdere un po' di fatica dalle gambe, anche con un bel massaggio. Assolutamente. Parlavamo mentre ti eri assentato quei 5 minuti, Robert, con Davide, sul discorso Olimpiadi 2026 Milano Cortina, e insomma lo ski alpa che è già entrato quest'anno grazie agli YOG e sta pian piano facendosi vedere. Qual è il tuo pensiero? Ma è il mio pensiero che è una bella carta da giocare per il nostro sport, anche per i giovani, che gli aspetta un futuro un po' più sicuro se andiamo verso gli giochi olimpionici, perché i giochi olimpici, scusate, oltre al CSS potrebbero essere altri corpi che potrebbero arruolare giovani leve per affrontare queste gare, e quindi si crescerebbe anche
la prospettiva di lavoro anche per i giovani, che potrebbero concentrarsi anche di più per le gare e anche una volta finiti gli studi potrebbero proseguire con gli allenamenti come stiamo facendo noi. Di sicuro adesso come adesso competere con i big dello ski alpe devi essere quasi praticamente un professionista, perché lavorare e allenarsi e competere alle gare è veramente difficile, soprattutto perché non si riesce a recuperare dagli allenamenti che si fanno. Come ricordo Mari, tante persone fanno anche più ore di me ma non riescono a recuperare nel modo che recupero io. La nostra fortuna di professionisti è che riusciamo a fare tante ore di carico e anche di riuscire a gestirle, di recuperare al 100% per poi rifare un altro allenamento. E infatti tanti consigli che do io a tante persone che incontro è di magari puntare alle sprint, per cercare, soprattutto ai giovani dico di puntare alle sprint, perché sono le gare che anche da giovane puoi riuscire a vincere correndo contro i senior. Quindi gli dico, allenarsi per una sprint è meno complicato che allenarsi per un individuale, una gara a lunga distanza, e quindi gli dico di focalizzarsi su quello e dopo da lì si parte con gli allenamenti per le lunghe distanze e per le gare individuali. Se dovesse andare in porto appunto il progetto olimpico del 2026 Milano Cortina, su quale disciplina, su quale gara ti concentreresti, Robert? In tutte quelle che mettono nel piano olimpico, speriamo in una che riesco a governarla. Io mi aspetterei una gara individuale molto nervosa e molto frastagliata, con tante salite e tante discese, da rendere anche la gara in sé più avvincente dal punto di vista della podistica, che nel senso del podio, che praticamente finché non si taglia la linea del traguardo niente è scontato, quindi è per creare un po' anche di suspense da parte del pubblico, sennò resterebbe una gara monotona e che chi arriva in cima alla prima salita con un minuto di vantaggio arriva all'arrivo con un minuto di vantaggio non è neanche più bello per gli spettatori, così diventerebbe una vera battaglia anche a livello agonistico proprio, penso, questo è il mio punto di vista. Anche adesso okay. In Coppa del Mondo le gare individuali si vincono sui centesimi tante volte, sono quasi più le gare individuali che vinciamo al photo finish che non i vertical, e quindi vuol dire che si sta lavorando, penso, nella maniera giusta. C'è ancora una gara appunto terminata al photo finish che non ti fa fare sogni tranquilli, nel senso, sì, c'è stato un arrivo recentemente che ancora ti fa arricciare il naso? Diciamo che nelle sprint ho avuto due occasioni per farmi fare arricciare il naso. Di sicuro è stato ai mondiali, quando ero ancora espoir, che potevo vincere la medaglia d'oro contro i grandi nella sprint, in una gara sprint, e lì mi ha fregato lo svizzero Antamaten, che io ero convinto di averla vinta, molto praticamente ho alzato quasi le mani al cielo e intanto lui mi faceva la spaccata come i fondisti e mi ha praticamente fregato su per 10 centesimi, diciamo. E un'altra volta stessa scena a Campiglio l'anno scorso, io diciamo che controllavo i punti di Coppa del Mondo generale e così facendo mi sono fatto fregare la sprint sul photo finish. Anche lì è sempre disattenzione, bravo. E questo greco, Adriano Greco, che è stato uno dei miei primi tecnici della nazionale, mi ha sempre detto: non bisogna mai guardarsi indietro, bisogna solo guardare avanti fino alla fine e basta. Te l'avrà detto sicuramente in dialetto. Sì. Robert, hai parlato di Adriano Greco e a me viene in mente anche le due grandi campionesse dello sci-alpinismo femminile, Roberta Pedranzini e una certa Francesca Martinelli, che forse Davide conosce bene essendo appunto sua moglie. Due esempi per lo sci-alpinismo italiano sicuramente. Sì, sicuramente sì. Io ricordo ancora la Francesca, e tramite Francesca e Roberta mi hanno recuperato i primi attacchini da montare dalla TK, di attaccare sui miei sci da gara, che aveva recuperato Guido Giacomelli. Al mio primo mondiale avevo dell'attrezzatura rispetto agli altri ancora pesante, e mi ricordo che si erano messi un po' in campo sia lo sci club che con Francesca, Roberta e Guido a recuperarmi l'attrezzatura top di gamma. E mi ricordo ancora che ce li siamo montati nel parcheggio dell'albergo prima di fare le gare.
è quello qua, le stiamo proprio vedendo in questo momento. Davide, come si allena ancora Francesco ed anche Roberta? Si allenano? Ma diciamo che sì, sono in giro, fanno i loro giri, sì. Penso che si divertono adesso più che allenarsi, però sì, gli è rimasta la voglia di movimento, di fare qualcosa all'aria aperta, c'è sempre. La Roberta poi ogni tanto viene anche lei, si unisce al gruppo Sci Club e allora fa un po' da chioccia alle ragazzine che arrivano, che iniziano a... E diciamo che quando ha voglia invece di fare faticare un po', dà del filo da torcere ancora anche ai maschietti, quindi sì, forse la Roby è un po' ancora più convinta e qualcosina in più lo fa. Sì, sì, credo assolutamente sì. Robert, veniamo al tuo caro amico Michele Boscacci, rivale, vi siete intervallati, diciamo così, le coppe del mondo generali in questi anni. Un rivale, ma sicuramente un grande amico. Che rapporto c'è tra di voi? Ed è il tuo compagno di camera, mi sembra, durante le trasferte? Ma sì, diciamo che oramai è un'amicizia instaurata da tanto. Mio coscritto, che lui è della classe 90, e abbiamo praticamente iniziato a fare le gare più o meno assieme, lui qualche anno prima rispetto a me e io appena dopo, e da lì abbiamo iniziato a essere in nazionale assieme lo stesso anno, convocazione assieme, e mi ricordo che alle gare giovanili, da cadetto a junior, ci intercambiavamo sul podio chi vinceva la gara, io e lui, e lui e io, quindi era tutta una bella bagarre. E poi ci conoscevamo tanto, perché soprattutto perché anche in camera stavamo sempre tanto tempo, e ci conoscevamo a memoria, e da lì abbiamo iniziato a fare le gare lunghe a coppie, però lì non ci trovavamo tanto bene perché lui andava veramente tanto forte in salita e io andavo tanto forte in discesa, e quindi essendo tutte e due forti, perché alla fine eravamo forti tutte e due, ma uno assieme invece ci trovavamo un po' svantaggiati perché uno andava piano in salita, l'altro andava piano in discesa, e quindi non riuscivamo ad arrivare al top livello che come facevamo nelle gare individuali, diciamo. Poi che cosa invidi, appunto? È bello correre insieme. Che cosa invidi a livello tecnico di Michele? A livello tecnico lui è veramente un grande atleta, perché io mi stuferei ad andare a cercare la neve. Io sono fortunato di abitare qua e mi viene tutto facile, perché tutto facile, mi viene più facile perché metto sugli sci fuori di casa e parto e mi faccio il mio allenamento. Se dovessi fare come lui, che tante volte deve prendere la macchina e magari spararsi un'ora e mezza, vara due ore per andare a fare allenamento, perché lui abitando al Bosaggia, finché non nevica in quota sul meriggio non riesce a allenarsi sugli sci, io farei molta fatica. Lui è veramente un atleta a 360 gradi. Io diciamo che mi trovo tanto bene sugli sci perché mi viene bene, dopo ci metto del mio, mi impegno anch'io per fare gli allenamenti e fare tutto, però diciamo che di testa, secondo me, per allenarsi sono veramente una marcia indietro io rispetto alla sua. Vorrei trovare un po' quella marcia in più per cercare di fare certi allenamenti che fa lui in maniera magari più collaudata, diciamo. A giugno si sposerà Michele assieme appunto alla compagna Alba De Silvestro. Che festa farete? Hai già pensato al regalo? No, io stavo pensando più che altro agli scherzi che si fanno in casa, quindi infatti. Adesso vediamo se va in porto la cosa, dipende da poi da questo coronavirus cosa decidono di fare o non fare, tutto un po' in stand by, penso, anche da quel punto di vista lì. Però spero che si sposino in fretta, che meno così ci prepariamo per gli scherzi e facciamo qualche bello scherzetto, dai. Robert, siamo quasi in conclusione, ho ancora un paio di domande, che ne pensi di Kilian Jornet Brugada? Perché no? Sì, io gli invidio tanto le sue giunture, le sue gambe, perché vederlo correre soprattutto in discesa e anche andare così forte in salita, penso che tante volte lo invidiano anche i camosci, quindi è un fenomeno e è un peccato non vederlo più in gara, anche se così ci lascia un po' più di spazio anche noi per vincere le gare. Però era bello quando c'era Kilian, era bello, si cercava di battere Kilian, perché se battevi Kilian eri un eroe, perché riusciva a aver fatto il tuo nel momento giusto.
Ci manca un po', manca, diciamo che manca un po'. Faccio l'ultima domanda a Davide, poi chiudiamo di nuovo con te. Davide, che clima si respira in questa squadra italiana allargata, sia junior, squad che senior? C'è un bel clima? Ma sì, io direi che i giovani che entrano in squadra e che vivono un po' a contatto dei campioni del calibro di Robert, così un po' anche per il carattere che ha, ma che hanno un po' tutti i ragazzi dalla squadra, appunto si vive un bel clima, si sta bene, cercano appunto anche negli allenamenti di trovare i momenti per imparare qualcosa da quelli più grandi, magari non solo negli allenamenti ma anche nei preparativi prima della gara, il post gara, come viene gestito dai vari. Cioè son bravi a guardarsi attorno, come è giusto che sia, sono un po', diciamo, dei possibili futuri campioni, e quindi è giusto che si guardino attorno e cerchi di imparare il più possibile. E il vivere così assieme sicuramente aiuta, e si crea anche un bel ambiente, diciamo che. Gli scherzi di cui parla Robert da fare al Mickey Bosca anche durante i raduni o le gare si susseguono, e un po' di cazzate si fanno, ma è giusto, si dà un po' di pepe alla cosa. Beh sì, non manca mai il buon umore nel vostro ambiente, questo bisogna riconoscerlo. Robert, siamo in conclusione e ti chiedo: come ti sta allenando in questo periodo casalingo? Se il tuo piccolo Gioele ti dà una mano negli allenamenti, e che cosa non deve mai mancare sulla tua tavola? Ma sicuramente questo qua è un momento abbastanza complicato dal punto di vista degli allenamenti, perché sono sprovvisto sia di ruli per la bici che tappi roulant, ma penso che sia anche bene così, perché di andare in bici già su strada non è che mi piaccia più di tanto, e penso proprio che fare i ruli sarebbe una cosa deleteria per la mia mente. Però ci stiamo attrezzando, pian pianino ci stiamo attrezzando, cerco di fare un po' di, come dicevo prima, di allenamenti a corpo libero per la stabilità e così. Un po' di trazioni, un po' di addominali per, come dicevo prima, per mantenere un po' la forma, sperando di rimettergli al più breve tempo possibile. E ci si reinventa un po' di giochi nuovi da fare col bimbo in casa. Sicuramente prima se lo mandava dai nonni a farlo badentare un po', invece adesso ci tocca, lo teniamo in casa e lo facciamo giocare noi tutto il giorno, e quindi c'è da trovare anche alcuni giochi nuovi da fare, sennò si stufa subito e ci tocca, e dopo ci comincia a sgridare e non ne saltiamo più fuori. Certo, sulla tua tavola non deve mai mancare l'insalata. No, scherzo. Ah, wow. No, non ci credo. Penso che hai spiazzato tutti. No, di sicuro io vado matto per la carne e mi piace tanto mangiare carne, mangiare valtellinese, mi piacciono tanto i pizzoccheri, anche se purtroppo prima delle gare tante volte non posso mangiarli, perché sennò dopo faccio fatica anch'io a smaltire, incomincio a diventare vecchio anch'io, anche il mio metabolismo rallenta, e quindi anch'io prima delle gare pasta in bianco, risotto, sto attento anch'io adesso sull'alimentazione. Comunque se non deve mai mancare niente, non deve mancare la carne sul piatto. Ottimo, siamo in conclusione. Grazie davvero Davide Canclini, e grazie di cuore a Roberto Antonioli. Buona estate, buon futuro, a presto, grazie di nuovo. Grazie a voi. Grazie a voi. Ragazzi, vi ringrazio anch'io, è stato davvero molto interessante, molto bello potervi ascoltare, potervi seguire, vedere anche queste immagini che sono andate in onda questa sera. Vi do l'appuntamento per la prossima puntata, sarà la terza, con una grande ospite del biathlon. Mercoledì alle 18 sarà l'ora di Dorothea Wierer, quindi vi aspetto numerosi, segnatevi l'appuntamento. Vi ringrazio per averci ancora seguito questa sera e buona serata a tutti.